Ieri durante l'incontro con Gabriele Romagnoli ho raccontato che se fosse ripreso da mio padre mi sarei chiamato Vladimir, raccontando insomma che nella mia famiglia si militava nella sinistra politica italiana, che era una sinistra che guardava più a Mosca che a New York, come sappiamo, nella seconda parte del Novecento. Però quel tipo di militanza, per come l'ho capita, era molto legata a un desiderio di comprensione, coinvolgimento in quello che stava accadendo nel mondo, in quel momento storico. E non credo sia una cosa così diversa da quella che mi ha portato a fare il giornalista e poi a interessarmi di Stati Uniti, che sono un paese di cui io riconosco, diciamo, le cose che mi piacciono molto e quelle che mi fanno orrore, quelle che funzionano e quelle che non funzionano, che non penso sia un modello. Però credo che se vuoi oggi capire come funziona il mondo da quella parte, non solo da quella, ma da quella parte devi guardare per forza, e da lì viene in origine, diciamo, il mio interesse per gli Stati Uniti. Oggi la frontiera è per gli Stati Uniti un luogo geografico, certo, un confine sterminato, un confine lungo nella distanza che c'è tra Napoli e Mosca, quindi è un confine insorvegliabile per quanto tu lo possa voler sorvegliare. È un confine attraverso il quale cerca di passare chiunque voglia raggiungere gli Stati Uniti, non solo dal Centro America o dal Sud America. Ci sono migliaia di persone cinesi che ogni anno arrivano in Sud America dall'Africa con le navi e da lì cercano di andare attraversando quel confine verso gli Stati Uniti. Ma la frontiera è un'idea, la frontiera è un mito. Per gli americani la frontiera è il mito fondativo della nazione, che non è nata perché lo ha deciso un qualche potente a tavolino, ma perché dalle colonie dell'est a un certo punto le persone cominciarono in modo spontaneo, autonomo, a spostarsi verso ovest e costruire degli insediamenti che poi sono diventati San Francisco, Chicago, Phoenix, un gran pezzo dell'America. E attorno al mito di questi pionieri che andavano sfidando nel selvaggio west, dai banditi agli orsi, si è creato un po' l'idea dello spirito che ha questa nazione e che loro cercano poi di riprodurre e di conservare, ma naturalmente, come spesso accade in questi casi, è più un'idea che qualcosa di concretamente praticato. Negli Stati Uniti l'economia ha la meglio su tutto quasi. Si dice che gli Stati Uniti non abbiano un'ideologia, ma siano un'ideologia, e se ce l'hanno un'ideologia è quella del capitalismo. E quindi l'economia, le grandi aziende, la leadership nelle grandi aziende esercita un'influenza straordinaria su tutto, su ogni aspetto della vita americana, perché hanno un'influenza nelle vite delle persone per la diffusione dei prodotti che vendono. In questo non c'è però necessariamente una subalternità della politica, tanto che pochissime persone conoscono il nome dell'amministratore delegato dell'azienda maggiore capitalizzazione al mondo, e tutti conoscono chi è il presidente degli Stati Uniti, perché comunque il tipo di potere che ha il presidente di legittimazione di cose che può fare e supera ancora molto quello delle grandi aziende, è il motivo per cui le grandi aziende cercano di influenzare moltissimo la politica americana. Ed è un problema per gli americani, ma loro ti dicono anche lo fanno tutti, e in questa competizione si realizza una delle forme del mercato in una democrazia. Ci sono tantissime differenze tra il nostro modo di fare giornalismo e il loro modo di fare giornalismo, alcune sono proprio abissali. Una ha a che fare con la lingua: loro parlano una lingua e scrivono in una lingua diffusa in tutto il mondo, noi no, e questo dà ai loro giornali un mercato gigantesco che i nostri non hanno. Vivere, lavorare, inventarsi un business, fare un giornale in un paese dall'economia così forte vuol dire avere meno difficoltà a ottenere abbonamenti, per esempio, hai un pubblico più disposto a pagare, più abituato a pagare, ma la differenza forse più grande in assoluto ha a che fare con gli standard professionali. Non perché i giornalisti americani siano migliori di quelli italiani, ma perché negli Stati Uniti esistono delle regole, degli standard per cui chi copia un articolo, chi scrive una cosa falsa, chi si inventa un virgolettato non lavora più. E proprio perché non sono più bravi di noi, hanno bisogno di avere delle regole molto chiare per avere dei giornali fatti bene. Noi saremmo bravi come loro, ma non abbiamo questo tipo di regole, ed è normale che chi inventa un virgolettato lo inventi il giorno dopo, che chi si inventa una notizia falsa non subisca alcuna sanzione, che la qualità del lavoro sia bassa senza che questo ottenga un qualche risultato. Questo è probabilmente la più grossa differenza che c'è tra il nostro giornalismo e il loro.